Investire nell'edilizia scolastica e garantire un reale accesso all'istruzione per tutti è quanto chiedono i ragazzi del collettivo SOS Scuola, scesi in piazza Pavia in occasione dello sciopero indetto a livello nazionale. Il collettivo, nato alcuni mesi fa con l'intenzione di combattere il caro libri, chiede al governo di dare priorità alla scuola, di investire risorse, ma anche di ripensare alla filiera formativa, dagli asili alle università. Abbiamo deciso di scendere in piazza come collettivo, quindi organizzando noi in prima persona la cosa, ma invitando poi tutte le realtà che a Pavia fanno politica da tempo, e prendendo questa iniziativa come un punto di partenza e non come un punto di arrivo, perché l'obiettivo principale è quello di formare dei comitati di priorità alla scuola, proprio qui a Pavia, andando a unire la lotta degli studenti e delle studentesse, la lotta degli insegnanti e delle insegnanti e la lotta di tutti in realtà i lavoratori e lavoratrici della formazione. Oggi cosa serve alle scuole pavesi? Serve una migliore organizzazione delle norme anti-Covid, perché il rientro a scuola è stato molto problematico per tantissimi ragazzi e tantissime ragazze, e serve sicuramente un investimento nell'edilizia scolastica che manca da tantissimi anni, e siamo una delle province record per crolli negli ultimi anni, quindi sicuramente tutti gli studenti hanno sotto gli occhi questo tipo di problema. E poi, come in quasi tutte le scuole d'Italia, serve un rinnovamento anche della didattica e del ripensare gli spazi della scuola in funzione degli studenti e di un rapporto con gli insegnanti più disteso e più paritetico.